Bentornati appassionati, oggi nuovo, chiamiamolo, ma non è un progetto, è una riparazione. E i cani di mio fratello hanno graffiato il pannello della porta blindata. Purtroppo io ho già smontato e non vi farò vedere le riprese dello smontaggio, però se riesco cerco di montare il video inserendo il montaggio, quindi lo smontaggio non è altro che l'inverso del lavoro che andrete, che vi presenterò. Questo è il pannello nuovo. E questo è il pannello vecchio. Essendo molto delicati, cercando di strisciare il meno possibile, da non andare a rovinare la superficie, ci prendiamo le misure. Vedete, è leggermente più lungo, quindi sarà da tagliare lungo tutta questa linea qua. Abbiamo un centimetro di differenza, mentre la larghezza, quello sotto, me l'hanno mandato un millimetro più stretto. E dovremo fare un lavoro di centratura. Un millimetro, comunque, vediamo che lo spazio che c'è, dei bordi, il segno che c'è, delle staffe che ci sono sopra, si vede che un millimetro di gioco non è un problema, perché la staffa la copre per un centimetro. Però se me lo davano identico in larghezza sarei stato più contento. Buona, dritto e dritto, lo blocchiamo in posizione. E adesso vediamo come tagliare questo qua, se tirare fuori il banco sega o farlo a mano. È abbastanza morbido, e visto che nel box c'è un casino, la tronca, il banco sega è un po' un casino tirarlo fuori, tanto è tenero, quindi me lo taglio a mano. E inutile, faccio 2 ore di ripresa mentre lo taglio. Quello che è, se lo fate a mano anche voi, cercate di tenere ben adesa la parte contro la parte del pannello vecchio e cercate di camminare dritto. Se lo fate a mano, piano piano con la rioba si fa. Non lo metto sul banco sega perché se avevo 2 tagli da fare usavo il banco sega, se avessi dovuto tagliarlo anche per lungo allora diventava problematico, ma 90 cm si possono fare anche a mano. Là, a posto, una leggera carteggiatina con la carta vetrata. Passata la carta vetrata, purtroppo, ve l'ho detto, è un millimetro più corto quello nuovo, quindi per cui per fare questi fori, sia quello dello spioncino che delle serrature, che della maniglia e della serratura, mi conviene centrarlo. Quindi adesso farò un po' di misure e vedrò di centrarlo, perché sarà più o meno un paio di millimetri, quindi dovrà sporgere di un millimetro di qua e sporgere di un millimetro di là. Quindi purtroppo metro, anzi calibro qui addirittura. Adesso cercherò di mettere il pannello lasciando un millimetro da una parte e un millimetro dall'altra prima di fare i fori. E un millimetro potrebbe non significare niente, potremmo anche farlo senza troppi preamboli, perché abbiamo quel gioco. Per non essere, siccome la porta non ce l'ho qua, ma la porta è a casa di mio fratello Antonio, non posso guardare alcuni dettagli, se da una parte entra tanto, se dall'altra esce entra di più, quindi lo centriamo e siamo sicuri. Io ancora non ho capito, quelli che su YouTube hanno già tutte le punte pronte, le cose pronte, tutto pronto. Questo è quello che ho tirato fuori per riuscire a trovare, e ne ho ancora per trovare le punte giuste. Comunque sia,
trovate. Adesso faccio un'inquadratura più dall'alto così riuscite a vedere meglio il dettaglio. Ok, questo è lo spioncino, non so se si inquadrerà la punta per lo spioncino. Questa è la punta per il blocchetto della serratura, no, per la maniglia. Poi abbiamo questo gioco di 1, 2, 3, 4 cerchi. Volendo si può fare un foro al centro col trapano e poi con la lima si può sagomare. Però è anche possibile, noterete, che lo stesso diametro di quello della maniglia corrisponde ai due cerchi laterali, quello sopra e quello sotto, mentre invece quelli laterali hanno un cerchio più piccolo. Quindi basta trovarvi le Forstner con i cerchi che corrispondono al diametro che vi serve qua. Una volta centrato, posizionato e bloccato, andiamo a fare i nostri fori. Comincio a segnarmeli. Poi prendo un martire e lo metto qua sotto, in modo che se sfonda il pannello sotto non si rovina. Anche se va all'interno, va nascosto dentro alla porta, quindi non è che abbiamo un vero problema se si sfonda un po'. Però, come si suol dire, il lavoro pulito è sempre un po' più bello. Ero già arrivato, partenza, mi sa che ho rovinato un po' il tavolo da lavoro. E vabbè, pigrizia di non andare a mettere un pezzo di legno sotto. D'altronde è un periodo che c'ho fretta di fare tutto. Buona, adesso comunque prendiamo una lima, meglio quella per il ferro che è un po' più fine, diamo una limatina e siamo a posto. Poi faccio anche quello. Buono, ci vediamo quando lo monterò. E siamo nell'appartamento. Quello che dobbiamo fare è aver rimosso lo spioncino che si sviga. E adesso andiamo a togliere la maniglia. E ora se ho fatto un bel mestiere, in teoria il pannello dovrebbe essere il suo. Thank you.
la stanza di produzione, l'altra bagno. Allora, mettiamoci un po' di scotch. Come vedete poi si rimette la copertura, si avvita, si avvitano di nuovo tutte le serrature e tutte le cose, e il lavoro è finito e il pannello è cambiato. Ringraziandovi della cortese attenzione, della visione, vi ricordo, iscrizione e like sono gratuiti e ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati! Andiamo lì con l'acqua.